Informativa invece mattinata convulsa presso l'Agenzia Provinciale dell'INAIL nel centro di Genova, perché questa mattina i lavoratori sindacalisti legati alla lunga e dolorosa vertenza dell'amianto hanno letteralmente invaso la sede dell'ente. Sentiamo in presa diretta quanto è accaduto. Si deve impegnare per la di chiamare se c'è bisogno, cortesemente gli faccio una telefonata alla sua segretaria che lui dice che c'è una rete giornata assieme a noi, gli scegliamo tutte le cose e dopo andate a Milano, stai attento fino al 2020, due anni senza pensione, senza lavoro, che mi siete sbattuti i coglioni, sono venuto qua dentro, non sai cosa mi avete risposto, che avevate ragione voi e vi siete sbagliati, ma cazzo vi siete sbagliati, con 150 dei colleghi che sono tutti in pensione, che cazzo stai dicendo? Che è questa manica di delinquenti? Dai, non ti voglio più sentire dire una cosa del genere, eh? Che noi cosa facciamo? Due anni senza pensione e senza lavoro, perché non mi ha riassunto l'azienda che dove lavoravi. Perché ci ha fatto dare le dimissioni, eh? Con la scusa del... Non stavo più a dire una cosa del genere, te lo auguro, perché le dimissioni ci hanno fatto. Sentiamo invece adesso le ragioni della protesta dell'amianto, abbiamo fatto vedere in presa diretta praticamente l'incursione questa mattina da parte dei lavoratori sindacalisti alla sede provinciale dell'INA in centro di Genova, adesso sentiamo in maniera un po' più rilassata le ragioni di questa protesta. Infatti noi chiediamo che l'INA nazionale e quindi la persona del suo direttore vengano a Genova a quindi affrontare questa situazione per entrare nel merito di queste revoche fatte, non scordiamolo mai, in nome del principio astratto dell'autotutela, sono state fatte revoche nei reparti e nelle aziende dove purtroppo ci sono stati registrati tantissime persone morte per permesso degli OVA, ma siamo qui anche per denunciare che ormai l'INAIL territoriale, Genova e regionale hanno un atteggiamento cinico, irresponsabile, insopportabile, perché addirittura adesso si nega la rendita ai superstiti, qui parliamo di lavoratori morti per mesotelioma, certificati dagli ospedali dove sono stati ricoverati, e poi le famiglie fanno domanda per avere il giusto risarcimento e questo risarcimento gli viene negato. Siamo, voglio dire, all'assurdo. Noi abbiamo un caso in Ansaldo, abbiamo un caso in un'azienda del porto, abbiamo il caso in Elsag di un lavoratore operato per mesotelioma a cui non si riconosce la malattia professionale, ma questo si capisce perché siccome in Elsa che sono state fatte delle revoche, quindi praticamente l'INA adesso è in imbarazzo a riconoscere la malattia professionale per amianto, però il lavoratore ha contratto questa malattia, quindi siamo ai limiti proprio dell'assurdo.